Caro Premier Conte, anzi, a stare, Luca parlo con te direttamente che fermo prima, sta attento. Caro Zaia, sono l'assessore Ciano Conti. Ho scoperto che c'è ancora un momento in cui che rischiamo di petarci in costa il virus. È quando che al supermercato si crompa la frutta e la verdura. Cosa capitava una volta? Una volta tu andavi a cromparti, mettiamo caso, i fenocchi. Tu avevi i fenocchi col guanto, mettevi i fenocchi nel sacchetto col guanto e con quest'altra mano priva di guanto digitavi il codice, staccavi l'adesivo senza problemi e lo piccavi sul pacchetto. Facile? No, non si staccava. Adesso con due guanti, qual è il dramma? E il dramma è che quando è ora di cavare l'adesivo col presso, esso si stacca sul guanto, no? E causa che quando che vai a cavarlo, per attaccarlo sul sacchetto, ti sbrega il guanto, no? E fuoriuscita di germi e biasteme dalla gente che si sente in colpa, govito, femmine, sigare, passo. Ah, ah, ho idee fora, ammucchinatemi, arrestatemi, arrestatemi! Allora, come facciamo ad andare serenamente a cromparci la frutta e la verdura? Ho elaborato due possibili soluzioni per superare il problema. Andiamo a vederle con questo semplice grafico. Ci sono due soluzioni. Numero uno, un ometto specializzato. Non è più la persona che cava se stessa l'adesivo, ma si mette un commesso al centro circondato da balanze e ciappa i sacchetti e tutti quanti, li pesa e scrive con Pennarello presso. Succhetti 333, ciappa e pere 249, porri 54, broccoli, broccoli. Ancora i broccoli, tutto in seminino, non te sai chi se fora sta yonki, arriva da Camboia, arriva. Così facciamo anche cultura della cultura. Problema qual è? Se questo qua dovrebbe ricordarsi tutti i codici e manovrare 3-4 sacchetti a volta per dare il giro, ti serve un misto tra reime e un folpo e non so se lo cattiamo specializzato così. Oppure soluzione B, Open Day. Adottiamo la politica dell'open day, che vuol dire dei aperti. Come funziona? Si consente al cittadino di tagliare la punta di pollice e indice del guanto, li toglie sulla mochina e cava l'adesivo senza problemi. Queste due soluzioni vedo, caro Luca. E ora spero che questo cappello venga raccolto, anche perché già con quello che costa frutta e verdura ti sei triste, manca solo di maiarse. A proposito, non mi viene in mente una barzetta, ascolta un dettaglio. Sento perché quando ti compri una roba che costa tanti schei, ti viene da piangere. Perché sei un problema depresso. Hai capito? Depresso.